Ben trovati amici di Roma Ora. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora siamo a Piazza Benedetto Cairoli, questa è San Carlo ai Catinari e alle mie spalle un bel palazzo, Palazzo Santa Croce. Un palazzo bellissimo realizzato nel XVI secolo, qui ci hanno messo le mani Carlo Maderno, De Rossi, insomma tante figure importanti nei secoli, una famiglia molto importante. Ma perché siamo qui? Perché partiamo da Piazza Cairoli, da Palazzo Santa Croce? Perché vogliamo farvi vedere un posto che si lega a questo palazzo e che si cela in un vicolo un po' nascosto. Venite con noi. Bene, un bene, prezioso bene. Tesoro. Quindi giriamo tutto intorno al palazzo, da questo lato appunto la parte verde di Piazza Cairoli. Lì quasi va verso Santa Maria di Monticelli, ma noi andiamo per Via degli Specchi. Via degli Specchi. Qua subito il silenzio, no? Comincia, sì, un po' a farla da padrone, la pace. C'è già un'atmosfera che solo Roma con i suoi vicoli riesce a regalarci. E vedete, stiamo continuando a costeggiare e a girare intorno al palazzo. Sullo sfondo il palazzo Monte di Pietà con il suo caratteristico orologio. Vicolo dei Catinari. Passiamo sotto questo arco che, come vedete, collega Palazzo di Santa Croce a quest'altra struttura, quindi facevano parte della stessa struttura. Ah, che meraviglia! Ve lo sareste aspettato? Tutto a un tratto questa straordinaria fontana. Bellissima. Perché queste, ragazzi, erano le scuderie del Palazzo di Santa Croce. E perché ci troviamo in questo bellissimo cortile con questa meravigliosa fontana? Siamo qui perché all'interno delle scuderie di Palazzo Santa Croce oggi si trova una delle gallerie d'arte contemporanea più influenti a Roma, quella del celebre gallerista irlandese Locarno Neal. Andiamo, scopriamo insieme la sua attuale esposizione, inaugurata il 31 maggio e dedicata all'artista Kiki Smith. Winter, una delle opere di Kiki Smith, classe 1954, nata a Norimberga, vive e lavora a New York. E qui c'è una serie di opere, animali, creature metamorfiche e rappresentazioni del cosmo. Sulla parete sono esposte due grandi figure che rappresentano delle sirene, sempre incise, delle lastre di bronzo incise, e sul viso è rappresentato il volto, un autoritratto della stessa artista. Ecco qui un'altra sala della galleria. La mostra sarà visitabile prima fino al 27 luglio, quando poi la galleria chiuderà, e poi successivamente potrete ancora visitarla a settembre e forse anche fino a ottobre, ma questo è ancora da stabilire. Così, amici, speriamo che vi sia piaciuto questo tuffo in questa particolare galleria. Non abbiate paura di entrare, perché molti vengono incuriositi, catturati dalla fontana, ma poi non entrano e non visitano le mostre, che sono aperte e accessibili a tutti. Esattamente. Questa, come sempre, è Roma Ora. Roma mentre accade.